Una vittoria importante contro un avversario difficile da affrontare, a cui faccio tanti complimenti perché è stato in grado di venire qua e crearci dei grattacapi come noi sapevamo. Però siamo stati bravi a rimanere nella gara, a fare quello che sappiamo fare per diversi tratti della partita e nel finale a crederci ancora, anche agevolati dalla superiorità numerica, e a portare a casa una vittoria a cui tenevamo tanto e siamo molto contenti di essere riusciti ad ottenere. Davanti a un pubblico che credo sia impossibile da trovare in questa categoria e raramente lo si vede anche nelle categorie superiori, e quindi a nome di tutti faccio tanti complimenti a questa gente che ci ha dato una grandissima mano e noi siamo contenti di aver ricreato questo entusiasmo, ma sappiamo anche che è un campionato difficile in cui ci sono ancora tantissime partite da giocare e che avremo purtroppo, torneremo ad avere dei momenti difficili. E sarà proprio in quei momenti in cui dovremo dimostrare di aver raggiunto quella maturità e quella compattezza che ci permetterà di continuare a fare quello che stiamo facendo. In questo campionato, come ho detto, così difficile, avere continuità sicuramente ti permette di navigare nelle zone alte. Noi vogliamo avere continuità nelle partite, abbiamo come obiettivo di provare ad avere continuità nella partita stessa e oggi abbiamo dimostrato che nella grande difficoltà di una gara contro un avversario che ci ha creato dei grattacapi siamo stati bravi a non uscire dalla gara ma a sfruttare nel momento opportuno le opportunità per ottenere i 3 punti. E ora ci sarà un'altra partita bella da affrontare, difficile perché sicuramente sappiamo che affrontiamo una squadra di categoria superiore, ma abbiamo voglia di ben figurare. L'ultima è sempre la più importante, ovviamente la prossima sarà ancora più importante dell'ultima. Siamo contenti di aver ottenuto i 3 punti e guardiamo avanti sempre mantenendo i piedi per terra, contenti di aver ricreato entusiasmo, ma consapevoli del fatto che sono ancora tante giornate davanti e quindi siccome possiamo migliorare vogliamo farlo e per farlo dobbiamo pretendere tanto da noi stessi, cercando di migliorare giorno dopo giorno le cose che possiamo migliorare. No, una vittoria nostra, importante, bella, e sicuramente i ragazzi che sono entrati sono stati determinanti nella partita perché hanno una grandissima qualità, ma il fatto di averla non significa che in automatico può essere dimostrata. Invece loro sono stati bravi a entrare in partita, a farlo nella maniera giusta, a confezionare le azioni da gol. Brienza e Floro Flores con una giocata importante che loro sanno fare e a tirare fuori dall'area di rigore una palla difficilissima come ha fatto Nenè all'ultimo secondo su un calcio piazzato degli avversari nel momento più difficoltoso, diciamo. Quindi complimenti a chi è entrato e complimenti a tutti per questo risultato, perché insieme sicuramente è più facile raggiungere gli obiettivi importanti. Sono contento per lui che è riuscito a fare un altro gol, ma sa benissimo che come tutti i suoi compagni deve essere aiutato e deve saper giocare insieme a tutti come facciamo sempre, quindi non è importante chi fa il gol, perché per me oggi è stato importantissimo chi l'ha costruito il gol. Poi ovviamente eravamo in 3 che a porta vuota avrebbero potuto appoggiare la palla in rete, questo per me è sicuramente un segno importante. E abbiamo rimesso in campo la stessa formazione, ma sono contento di come i ragazzi l'hanno iniziata la partita e sono contentissimo di come l'abbiamo finita, consapevoli delle difficoltà che abbiamo incontrato, ma consapevoli del fatto che non siamo mai usciti dalla gara e abbiamo sempre creduto di poter portare a casa 3 punti e ci siamo riusciti nel finale, segno di una compattezza bella che ci permetterà di poter continuare a migliorare perché abbiamo voglia di poterlo fare.